Ah, ed eccolo qui, finalmente, dopo quasi 3 mesi di test ininterrotti con il Quest 3, è arrivato finalmente il momento di parlarvi di questo router TP-Link AXE 5400 oppure AXE 75, un router tri-band perché oltre alla banda 2.4 GHz e 5 GHz supporta anche la banda 6 GHz del Wi-Fi 6E per una velocità complessiva, dove c'è scritto bla 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 bla, eccola qua, fino a 5400 megabit per secondo totale, insomma, con l'unione delle velocità di tutte le 3 bande. Quindi dicevo, dopo averlo testato a lungo, oggi sono pronto a dirvi se questo router è veramente il router definitivo per la PC VR con il Quest 3. E vedremo assieme un po' di test e parleremo un po' anche delle impostazioni, settaggi e altre varie cosine. E poi alla fine, insomma, arriveremo alla conclusione. È o non è questo AXE 5400 il router definitivo per utilizzare la PC VR con il Quest 3? Prima di tutto vi voglio dire che i test che vedrete in questo video sono solamente dei test di esempio, sono solo la punta dell'iceberg, ovviamente, di tutti i test, le prove, magheggi, settaggi che ho fatto appunto in questi mesi. È appunto il test più significativo. Vi ricordo che per sfruttare al meglio il proprio router con la PC VR wireless, dovete seguire assolutamente la guida che vi lascio giù in descrizione e anche qui sopra. Assolutamente, se non avete visto ancora questo video, guardatelo perché è fondamentale che abbiate compreso tutti questi concetti prima, insomma, di vedere come si comporta questo router. Andiamo prima di tutto a vedere le impostazioni che ho utilizzato proprio all'interno del router, nei settaggi del router che vi si accede ovviamente come al solito con l'indirizzo IP e inserendo, insomma, la vostra password che avete utilizzato in fase di configurazione del router diciamo, nelle opzioni dedicate al wireless. Quindi fondamentale dividere le 3 bande come ho fatto io. Vedete, ogni banda, la 2.4 l'ho chiamata in un modo, la 5 GHz l'ho chiamata in un altro modo e la 6 GHz del Wi-Fi l'ho chiamata in un altro modo ancora. Potete usare la stessa password ovviamente, però è importante dividere le 3 bande e che le 3 bande abbiano diciamo un nome diverso l'una dall'altra, che sia anche, insomma, riconoscibile, in modo che così in questo caso potete immediatamente collegare il vostro visore Quest 3 alla banda 6 GHz. Se invece avete un visore che non supporta ovviamente il Wi-Fi 6E, lo agganciate alla banda 5 GHz, però in questo video ci concentriamo anche sulle prestazioni proprio del Quest 3 e per vedere anche la differenza tra 5 GHz e 6 GHz. Vedete, allora, vabbè, il 2.4 GHz ci interessa poco, col 5 GHz come larghezza dei canali ho selezionato appunto la larghezza massima fino a 160 MHz e come modalità solo AX, in modo da sfruttare anche il Wi-Fi 6, quindi che comunque il Wi-Fi sempre che sfrutta la banda 5 GHz, ma quello che permette una maggior trasmissione di dati. E invece con la banda 6 GHz, anche qui ho selezionato il valore massimo fino a 160 MHz che mi dà la larghezza di banda del router e poi qua, vabbè, non si può ovviamente, chiaramente la banda è AXE, ovviamente essendo Wi-Fi 6E. E ecco tutto qua, queste erano brevemente come ho configurato, insomma, le impostazioni del router. Ho confrontato le prestazioni di questo router in particolare con altri due router che avevo a disposizione, e cioè un vecchio Fastweb che utilizzo ancora come router per la connessione a internet normale che ho a casa, e poi ho testato anche un Archer C6, e anche quello ce l'avevo già in casa, router AC che supporta una banda a 5 GHz fino a 866 megabit per secondo, uguale, identica, insomma, alle prestazioni anche del Fastgate. Mentre il TP-Link AXE 5400
l'ho testato sia con la banda a 5 GHz sia con la banda a 6 GHz ed entrambe le bande possono arrivare a una trasmissione di dati fino a 2400 megabit per secondo. Come programma per interfacciare il visore Quest 3 al PC ho utilizzato Virtual Desktop perché è il programma che ha più opzioni, permette di personalizzare di più le impostazioni come la scelta del codec, la scelta del bitrate, e vi faccio proprio vedere brevemente le impostazioni che ho utilizzato proprio per i test che andiamo a vedere fra pochissimo. Quindi come qualità grafica ho scelto Godlike proprio per avere la massima risoluzione, poi come frame rate ho scelto i 72 fps, sia perché il gioco che sono andato a utilizzare per questo test ovviamente non ne fa molti di più, e sia anche proprio per testare le prestazioni con la massima latenza possibile che può avere Virtual Desktop, quindi a 72 FPS appunto di frame rate massimo. Poi come bitrate ho impostato 200 megabit per secondo, ok, che è il massimo impostabile con il codec HEVC a 10 bit. Ho fatto i test con due codec, con l'HEVC a 10 bit e con l'H264 Plus. Purtroppo non posso utilizzare il codec AV1 perché non ho una scheda video che lo supporta, una 3080, quindi non ho una scheda video per esempio della serie 4000 di Nvidia. Poi le altre impostazioni di Virtual Desktop: ho messo a zero lo sharpening, disabilitato lo Space Warp, abilitato lo Snapdragon Game Super Resolution, anche qui per avere proprio per spingere al massimo anche il processore del visore, e poi ho tolto tutte le impostazioni relative alla color correction, un po' che fa Virtual Desktop, in modo da avere da quel punto di vista meno cose che potessero influenzare il risultato finale. Come titolo di esempio per il test ho utilizzato Grinnell VR. Perché questa scelta? Perché Grinnell VR è un gioco veramente complesso da gestire per un flusso video streaming. Perché è un gioco che è ambientato nella foresta amazzonica, quindi questa ambientazione ricca di dettagli, ricca di vegetazione, quindi veramente complesso da gestire per un flusso streaming, tutta questa mole di elementi visivi, insomma, che sono presenti in questo gioco. Questo titolo è anche proprio quello che mi fa notare di più la compressione, le differenze per esempio tra un segnale video nativo via DisplayPort e un segnale compresso con i vari codec, quindi se ce l'avete insomma provate anche voi, perché per me appunto questo è uno degli esempi, se non l'esempio migliore per fare i test, per verificare le differenze anche fra le varie impostazioni, fra i vari programmi e fra i vari codec. Partiamo quindi ad analizzare i test con il codec HEVC a 10 bit. Con questo codec tutti i visori, diciamo, si sono comportati in maniera abbastanza simile, se non praticamente identica. Codec HEVC, che è quello che utilizzo anch'io per la stragrande maggioranza delle volte, perché è il codec in assoluto più stabile. Purtroppo, ripeto, non ho potuto testare anche la V1, però a parte la V1, insomma, tra tutti gli altri codec, questo è assolutamente il più stabile e quello che diciamo ha il miglior rapporto fra qualità e prestazioni. Voglio sfatare qui subito un mito, perché si pensa che il router influenzi la latenza complessiva, per esempio in Virtual Desktop, ma anche in altri programmi di streaming. E chiaramente avere un buon router è assolutamente consigliato, però la latenza data proprio diciamo dalla tipologia di router che in Virtual Desktop si può vedere nel dato relativo al networking, che questo è praticamente quindi l'unico dato che cambia a seconda del router. Insomma, vedete che comunque il networking sta quasi sempre sotto i 10 millisecondi, mediamente sui 5, 6, massimo 7 millisecondi, quindi assolutamente un numero molto molto basso se confrontato invece con la latenza data da quello che dalle cose che influenzano maggiormente, insomma, la latenza totale, che
prima di tutto è influenzata dalle capacità di decoding dell'XR2 e Gen 2, in questo caso del Quest 3, e poi banalmente dalle prestazioni del gioco. Quindi se volete meno latenza, i router influisce veramente pochissimo, ovviamente se lo configurate bene, come abbiamo visto appunto nell'altro video. Se ce l'avete collegato con un cavo LAN al PC e ce l'avete nella stessa stanza in cui utilizzate il visore, queste sono le cose fondamentali che ormai do per scontate. E se quindi avete tutto settato correttamente, ovviamente il router influisce veramente pochissimo sulla latenza totale. Dovete quindi banalmente abbassare la risoluzione e i dettagli in gioco e aumentare la frequenza di aggiornamento del visore, così anche il visore, avendo una quantità minore di dati da elaborare, riesce ad avere una latenza minore. Su questo influisce ovviamente anche il bitrate, anche quello lo do un po' per scontato. Ovviamente diminuendo il bitrate diminuirete di conseguenza la latenza. Il router quindi influenza solamente la stabilità del segnale. Tornando a parlare ancora del test con l'HEVC, insomma, confrontato anche le due bande a 5 GHz e a 6 GHz del router AXE5400, e anche lì insomma le differenze sono praticamente nulle. Quindi sia che utilizziate in questo caso un FastGate, e sia che utilizzate l'Archer C6, che è il router più economico consigliato dagli sviluppatori di Virtual Desktop, sia che utilizziate la banda a 5 GHz o a 6 GHz dell'AXE5400, insomma, con questo codec le prestazioni sono assolutamente uguali. Passiamo quindi al codec H264 Plus, che è in generale il codec più complesso da gestire, perché si può spingere il bitrate fino a 500 megabit per secondo. In generale con questo codec avremo anche una latenza inferiore, magari non col Plus, con l'H264 normale. Chiaramente aggiungo al discorso che facevo prima, anche la scelta del codec influisce sulla latenza complessiva. L'H264, diciamo, normale è quello che ha generalmente una latenza inferiore. L'H264 Plus però è stato creato apposta dallo sviluppatore di Virtual Desktop per spingere il bitrate, appunto, come dicevo, fino a 500 megabit per secondo, e qui le cose iniziano a farsi veramente toste da gestire. Dovete avere una configurazione di rete domestica perfetta, insomma avere scelto i cavi giusti, router nella stessa stanza, router molto vicino a dove usate il visore. Per usare questo codec è fondamentale fare queste cose qui. Però anche appunto facendo tutto questo, cosa che anch'io ho fatto, uno dei tre router che ho testato ha mostrato segnali di cedimento, ed incredibilmente non è il FastGate come tutti voi probabilmente pensavate, ma è proprio l'Archer C6, proprio questo router qui. In alcune situazioni si vede alcune zone più complesse da gestire, ha mostrato proprio segnali di cedimento, mentre il FastGate è riuscito incredibilmente a gestire anche questo codec. Passando poi ai test invece con l'AXE5004, questo router ovviamente non ha avuto problemi né in 5 GHz né in 6 GHz a gestire l'H264 Plus, però comunque questo codec si dimostra sempre abbastanza instabile. Adesso in questo test non si vede molto, però in altre situazioni, anche con appunto questo router di TP-Link, si presentano a volte un po' di stuttering, a volte un po' di indecisioni. Insomma, non è un codec proprio stabile al 100%. Quindi dopo aver visto questi test arriviamo un po' alle conclusioni di tutto il discorso. E come avrete potuto intuire, se avete un router, che il router quello che vi ha dato il vostro provider, che funziona bene, l'avete provato con Virtual Desktop, con altri programmi per la PC VR e vi funziona bene, non avete problemi di prestazioni, non avete lag, non avete
bruschi cali di performance, e quindi se avete prestazioni ottime come ce le ho fortunatamente già anch'io con il mio FastGate, non ha senso acquistare un router dedicato per utilizzare il Quest 3. Se invece siete in una situazione più complessa, per esempio avete il router in un'altra stanza rispetto a dove utilizzate il visore, avete bisogno comunque di qualcosa di dedicato, appunto vicino al PC dove utilizzate abitualmente il vostro Quest 3, allora è necessario insomma acquistare un router dedicato e l'Archer C6 nella stragrande maggioranza delle situazioni si comporta molto molto bene. Quindi se non avete particolari esigenze di dover utilizzare per forza quel determinato codec in quella determinata situazione, assolutamente le 40 euro richieste per l'acquisto dell'Archer C6 sono assolutamente più che oneste e più che sufficienti. Quindi consiglio questo router AXE 5400 a livello di prestazioni assolutamente sì, però è veramente necessario. Questo dovete un po' vederlo voi in base alla vostra situazione, in base a quanti dispositivi domestici avete che utilizzano la banda a 5 GHz e che possono creare interferenze e quindi vi serve una banda dedicata a 6 GHz. Se volete per forza utilizzare tutti i codec che offre Virtual Desktop al massimo delle prestazioni, però come ho già detto prima, ripeto, non è che questo router in generale migliora la latenza rispetto a prodotti più economici. Quello che fa grazie alla banda a 6 GHz è quello di darvi la sicurezza che non ci siano interferenze di altri dispositivi mentre state utilizzando il vostro Quest 3. Sicuramente questo TP-Link è un router che vi durerà più nel tempo. Quando i visori di prossima generazione riusciranno sicuramente a codificare una maggiore mole di dati e quindi avranno bisogno anche di una banda maggiore. Però è anche vero che questo router adesso nel momento in cui sto registrando il video costa 200 euro e l'ho visto sempre oscillare tra le 170 e le 200 euro. Quindi non sono io, non posso essere io e non può essere nessuno a dirvi se vale o no la pena spendere tutti questi soldi solamente per acquistare un prodotto dedicato al collegamento del Quest 3 in wireless al vostro PC. Siamo giunti quindi alla fine di questo video. Vi ricordo ancora che questo router ho potuto acquistarlo grazie ai vostri generosi contributi, in particolare quando acquistate dei prodotti su Amazon con i miei link referral. Vi lascio ovviamente anche il referral della XE 5400 e più i referral di tutti anche dell'Archer C6 e di altri router consigliati sempre dallo sviluppatore di Virtual Desktop per la PC VR in wireless, oltre che anche a tutti gli altri link Amazon affiliati per acquistare visori ed accessori. Come dicevo, se acquistate da questi link, voi non pagherete niente in più, ma a me mi sarà riconosciuta una piccola percentuale che userò, come avete visto, per acquistare dei prodotti che possono essere utili, la cui insomma conoscenza del loro funzionamento può esservi utile in ambito VR, in ambito PC VR in particolare. E così posso insomma testarli e poi mostrarveli nel canale e dirvi come funzionano. Quindi veramente grazie, grazie se userete per i vostri acquisti i link referral. In descrizione poi c'è anche sempre il solito link. Prima, mi raccomando, prima di attivare il vostro Quest 2, nuovo Quest 2 o Quest 3, utilizzate questo link per ricevere un credito nello store per acquistare giochi e applicazioni, compresa anche Virtual Desktop, insomma, nello store Meta, e vi lascio anche sempre la solita lista, listone con tutti i giochi in standalone, diciamo per Quest 2, per Quest 3, che potete acquistare attraverso questi link con il 25% di sconto. Come sempre, giù nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate. Fatemi sapere se anche voi avete già acquistato questo router, se ne avete un altro, come vi trovate, se avete ulteriori consigli, ovviamente anche da
darmi sono assolutamente ben accetti. Lasciate un like se vi è piaciuto il video. Dal vostro Alessio Back to VR è tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!